Grazie Presidente, grazie consigliere Zannola. Mi coglie un po' di sorpresa, Presidente, perché mi aspettavo ovviamente di discuterla più in là. Ovviamente adesso forse avrò qualche problema tecnico, mi auguro di no, perciò speriamo di non interrompere la discussione. Innanzitutto grazie all'Aula ovviamente per aver calendarizzato questa mozione importante, la mozione come appunto ci dà l'oggetto sulla food policy di Roma, un atto, un dispositivo che ovviamente fu diciamo promosso dal comitato promotore per la food policy di Roma, e un atto che viene da lontano, nel senso che ovviamente il discorso che iniziamo con i comitati promotori nacque all'incirca un anno e mezzo fa. Decidemmo ovviamente in modo unanime con tutti i comitati che si occupano di food policy a Roma di dar vita ovviamente a una delibera sulla food policy che potesse in qualche modo diciamo superare ovviamente la politica del cibo anche Presidente, solo un attimo soltanto. Consigliere, non si Sì, preoccupi. no, no, grazie Presidente. E dicevo appunto, l'intento era quello di delineare le strategie e le linee guida, insomma, della food policy a Roma sulla scia della città di Milano, che presentò appunto un atto per delineare proprio le strategie sulla food policy. Perciò nacque un percorso dal basso con i comitati, con i vari cittadini che si occupano di strategie dell'alimentazione, diciamo in generale, e insieme ai vari consiglieri. Perciò intanto ringrazio anche all'attuale assessore Coglia, ringrazio anche il consigliere Zannola, e devo dire su questo si è creata una sinergia importante tra maggioranza e opposizione, una sinergia che ovviamente si è unita su un tema sensibile come quello della politica del cibo, insieme ovviamente anche agli altri consiglieri firmatari. Perciò, niente, allora dopo questo lungo lavoro svolto con i comitati promotori, finalmente, insomma, un anno e mezzo fa riuscimmo a protocollare questo atto. Come sappiamo, Presidente, nel mondo, insomma, vi sono 820 milioni di persone che soffrono ovviamente della mancanza dell'approvvigionamento del cibo, vi è un altissimo diciamo spreco alimentare, parliamo di un terzo di alimenti sprecati nel mondo, e ci sono tante malattie legate all'obesità, legate ovviamente a una mancanza di educazione alimentare. Quello che vogliamo appunto imprimere oggi con questo atto e intraprendere un percorso di consapevolezza per quanto riguarda appunto la politica del cibo, e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite. E perciò ovviamente noi vogliamo con questo atto, insomma, diciamo, innescare un percorso che in qualche modo tenti di fermare anche la crisi climatica che in questo momento è in atto, perché ovviamente quando parliamo di food policy non parliamo soltanto di politica del cibo, ma parliamo anche di una politica che ovviamente va a contrastare i cambiamenti climatici. Parliamo anche di una politica che comunque intende tutelare l'ambiente, la salute, l'inclusione sociale, l'economia della città, e ovviamente cercare poi, insomma, di espandere questa politica ovviamente oltre i confini romani. Come sappiamo, Roma è il comune agricolo più grande d'Italia, a livello di estensione all'incirca 57.000 ettari, perciò parliamo di un'estensione imponente. Ha in sé due aziende agricole fondamentali, che sono la Tenuta del Cavaliere e l'azienda agricola di Castel di Guido, che ovviamente sono gestite da Roma Capitale, ma sono di proprietà della Regione Lazio. Oggi il Comune di Roma, insomma, sta cercando, insieme ai dipendenti di Roma Capitale,
ovviamente di ridare vita a queste aziende, creando ovviamente nel tessuto agricolo una sorta di economia circolare, cioè nel senso producendo ovviamente alimenti che poi possono essere comunque rivenduti all'interno insomma, delle scuole, perciò innescare appunto questa economia circolare all'interno anche del contesto dell'alimentazione. Come dicevamo, le città che comunque le città ovviamente più importanti al mondo che hanno che si sono comunque dotati di una politica del cibo sono Milano, New York, Toronto, Londra, perciò ovviamente Roma non può rimanere indietro a questa politica rispetto a queste grandi città, e l'intento è proprio quello, insomma, di cercare di rendere l'accessibilità al cibo più facile, di creare un chilometro zero, ovviamente, diciamo, come dire, che dia la possibilità comunque al cittadino di alimentarsi con cibo sostenibile, con cibo naturale, con cibo ovviamente povero anche di pesticidi, perciò un contrasto anche all'OGM, e ovviamente anche, insomma, cercare di come dire, promuovere il più possibile i farmer market. Io devo dire, ecco, che insieme al comitato promotore per appunto la food policy, so che lei ha avuto anche l'onore di incontrare il comitato qualche giorno fa, proprio per cercare, insomma, ecco, di spingere l'Assemblea Capitolina a discutere questa delibera, perciò ovviamente lei ha, come dire, toccato con mano quella che è l'urgenza, quella che è appunto l'impellenza, insomma, di dotare in tutti i modi possibili la capitale di una politica del cibo. Ricordiamo che l'Esposizione Universale di Milano nel 2015, ovviamente nel mese di ottobre, insomma, in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, è stato firmato il Milan Urban Food Policy Pact, che in qualche modo, ovviamente, diciamo, questo patto in sé promuove ovviamente dei sistemi alimentari sostenibili e soprattutto anche resilienti, cercando, insomma, di spingere la cultura nelle diete sostenibili, nelle diete naturali, nelle diete ovviamente, diciamo, che possono in qualche modo aiutare l'essere umano a alimentarsi in modo il più possibile ovviamente sostenibile anche naturale. Un discorso molto fondamentale, molto incentrato, insomma, sulle fasce più deboli, perciò creare appunto delle cucine comunitarie, degli orti condivisi. Noi sappiamo ovviamente che abbiamo già un regolamento degli orti, e un tema che comunque abbiamo discusso più volte, questo approvvigionamento del cibo reso in modo autonomo da tanti cittadini volenterosi che comunque curano le parti, diciamo, più come dire, periferiche della città, con ovviamente la creazione di orti urbani, e ovviamente la distribuzione del cibo deve essere ovviamente deve essere distribuita a tutti i cittadini, e non soltanto ovviamente a chi ha la possibilità, a chi ha ovviamente le capacità e le facoltà economiche per potersi ovviamente comprare gli alimenti per appunto, diciamo, alimentarsi. Nel dispositivo vi è ovviamente un punto importante anche sullo spreco alimentare, incentrato anche sulla legge Gadda, uno spreco alimentare che oggi, come abbiamo visto, insomma, è sempre un tema sempre più di grande sensibilità, perché ovviamente oltre alla produzione di rifiuti, ma diciamo, il tema principale e cruciale è quello che si va a sprecare del cibo che ovviamente può essere ridonato, comunque può essere ridistribuito a tutte quelle fasce, a quelle fasce più deboli. E con questo dispositivo cerchiamo anche di portare avanti nel messaggio, ovviamente, come ho detto all'inizio, Presidente, sul contrasto ai cambiamenti climatici, quella che poi fu la mozione, dove in qualche modo come dire, ecco, si decretava, o comunque, diciamo, si sensibilizzava, ecco, la città di Roma a una crisi climatica globale. Perciò ricordo a tutti la mozione sull'emergenza climatica, che comunque fu un atto anche quello condiviso da tutte le forze politiche, perciò di maggioranza e di opposizione. Ricordo anche il lavoro dell'assessore Cafarotti sul tema della food policy,
Ricordo che comunque anche l'assessore Coia su questo tema ovviamente che ritiene anche oggi fondamentale e cruciale per la città di Roma, insomma, anche l'assessore sta cercando, ecco, di portare avanti o comunque di creare finalmente una politica del cibo a Roma. Ricordo anche il regolamento sulla gestione degli orti urbani e anche la delibera di Giunta Capilina 47 del 30 marzo 2017 sulla riduzione ovviamente inerente agli sprechi alimentari, ma sulla gestione dei materiali post-consumo, dove comunque all'interno vi è diciamo un tema legato ovviamente alla politica del cibo a Roma, e anche il progetto Roma Resiliente, un progetto ovviamente ricordiamo Roma è stata selezionata fra le prime 33 città del mondo chiamate a fare parte del programma ovviamente Resilient Cities e diciamo il tutto ovviamente diciamo andando avanti come ho già detto Presidente, gli indirizzi sono molto chiari, molto semplici, molto delineati ovviamente sul dispositivo, perciò garantire l'accesso alle risorse primarie per la produzione agricola in primis la terra, l'acqua, ovviamente l'agrobiodiversità, al fine di, come dice appunto il dispositivo, di promuovere nuove aziende agricole, soprattutto nelle fasce più giovani, perciò ovviamente dando la possibilità alla gioventù, ai ragazzi, di individuare quei terreni agricoli e anche ovviamente di poterli poi gestire creando delle cooperative sostenibili. Parliamo di agricoltura sostenibile, parliamo ovviamente di agricoltura biologica, come abbiamo detto, senza uso di pesticidi e ovviamente agire sui rapporti città-campagna favorendo l'approvvigionamento di prossimità. Questo è un tema che comunque deve essere centrale. Per andare ovviamente, diciamo, più avanti, poniamo un'attenzione anche particolare sull'apicoltura urbana. Noi questo l'abbiamo detto anche durante un consiglio dove approvammo all'unanimità una delibera dove chiedevamo appunto di promuovere dei bandi e diciamo delle azioni per favorire o comunque dar vita a nuove arnie nella città di Roma. Ricordiamo anche le api, insomma, in sé nel sistema alimentare o comunque nel sistema biologico di conservazione e comunque anche di tutela dell'ambiente hanno un ruolo importantissimo e imprescindibile. Contrastare il consumo di suolo, questo ovviamente penso sia ovviamente come dire, un indirizzo dove ognuno di noi è favorevole e nel dispositivo, nell'articolo 2, si chiede ovviamente entro e non oltre 6 mesi dell'approvazione del dispositivo, della delibera appunto, di dotarsi di un proprio piano del cibo, perciò ovviamente creare delle linee strategiche anche insieme ovviamente alla FAO o comunque ai grandi enti o comunque a tutte quelle realtà che comunque vogliono dar vita e presentare e creare una politica del cibo a Roma. Con questa delibera nell'articolo 3 appunto si istituisce il consiglio del cibo cittadino o comunque anche si richiede appunto di costituire una consulta del cibo come organismo appunto di consulta comunale proprio per cercare di unire e di creare questa, come dire, questa maglia tra le varie associazioni che si occupano della materia. E il compito appunto è quello di monitorare la realizzazione della politica del cibo nella capitale, di proporre ovviamente all'amministrazione politiche, progetti o comunque idee innovative, di coinvolgere e stimolare la comunità locale in percorsi volti ovviamente all'implementazione del piano del cibo. Terminando, Presidente, nell'articolo 4 ovviamente di creare un apposito ufficio tecnico anche per snellire dal punto di vista amministrativo diciamo tutte le azioni che poi andranno comunque a inserirsi nel contesto della food policy perché comunque ad oggi ovviamente per quanto riguarda gli uffici amministrativi non vi è un ufficio comunque un ufficio diciamo un ufficio tecnico apposito proprio per cercare insomma di come dire far legare i vari dipartimenti nelle varie competenze. Per terminare, Presidente, rubo qualche altro minuto. Io ringrazio, oltre ovviamente al Comitato Promotore per la Food Policy, io ringrazio il Professor Marino,
che si è reso disponibile appunto alla stesura di questo dispositivo. Ringrazio il dottor Panier per tutta l'attenzione, ovviamente anche all'interno delle varie commissioni ambiente congiunte che abbiamo svolto negli anni. So che la Presidente Zotta, tramite Città Metropolitana, sta lavorando anche lei su questo tema di sensibilità e ricordo comunque nel dispositivo si chiede diciamo, di promuovere nelle scuole, campagne di educazione alimentare, anche nei municipi, e questo credo sia, importante, urgente, impellente, insomma, realizzarlo. Ringrazio ovviamente anche il consigliere Zannola, perché questa delibera è stata voluta fortemente anche da lui e so che comunque anche lui ha a cuore fortemente questo tema. Ringrazio l'assessore Coglia con il quale insomma, abbiamo ovviamente condiviso questa delibera quando era presidente della commissione commercio. E per terminare, Presidente, ovviamente questo è un inizio, un primo passo che con questa delibera appunto vogliamo intraprendere. C'è un impulso che appunto vogliamo dare alla città di Roma per non in qualche modo come dire, essere un po' il capofila del tema della food policy. Perché ricordiamo Milano è dal 2015 che si è dotata di questo strumento, noi ci stiamo approcciando o comunque stiamo iniziando a fare i primi passi adesso, però crediamo e speriamo insomma che Roma possa diventare un po' il faro non soltanto dell'Italia ma ovviamente dell'Europa e del mondo. Su un tema che ricordiamo è un tema molto sensibile soprattutto in quest'epoca, un'epoca appunto di pandemia che vede una forte crisi economica, e come abbiamo detto, sociale, ma anche climatica, perciò è urgente che questo Consiglio, questa Assemblea, finalmente insomma, inizi a discutere anche di questi temi. Ricordo anche della delibera che votammo a firma dei colleghi di Fratelli d'Italia, appunto per inserire nello Statuto di Roma Capitale il tema sull'alimentazione. E ovviamente abbiamo approvato quella delibera proprio per cercare insomma, di unire le forze, di non dividerci su un tema che deve unirci, che è un tema ovviamente che rappresenta come dire, la salvezza del pianeta, perciò non soltanto nella forma ambientale ma nella forma umana. Perciò io spero si possa in qualche modo anche discuterne insieme al comitato promotore per la food policy, soprattutto in un'altra situazione come quella appunto della consulta del cibo, comunque anche nelle future commissioni, io credo ci saranno ovviamente, continueranno su questo tema. Io la ringrazio Presidente, mi scuso per qualche problema tecnico, dovuto ovviamente all'essere papà, appunto mi riferivo a questo, la ringrazio per la pazienza, ringrazio tutti i miei colleghi, insomma, mi scuso per diciamo, questo problema Assolutamente, appunto assolutamente. tecnico. Grazie Cose ancora. normali in videoconferenza, nei consigli in videoconferenza. Grazie, Presidente.